Nella puntata di ieri abbiamo accennato alla preghiera di Padre Pio nel momento del dolore, dell'incomprensione, nel momento della sofferenza. C'è stato un momento veramente tragico nella vita di Padre Pio, un momento in cui il dolore gli ha squarciato il cuore. Qualcuno potrebbe pensare alla morte della mamma, che è stato pure, o del papà, che è stato un momento molto difficile per lui. Ma c'è un momento che per il cuore di un sacerdote e quindi per il suo cuore è stato veramente drammatico. Il tempo in cui a Padre Pio gli viene negata, o meglio, gli viene vietata da parte del Santo Uffizio la celebrazione dell'Eucaristia in pubblico e la confessione delle persone, oltre che la direzione spirituale anche per lettera. Il Sant'Ufficio all'epoca adottò questa misura che gli durò dal 9 giugno 1931 al 16 luglio 1933. E siamo praticamente a 2 anni e un mese, pensate, per un prete a cui viene impedito di celebrare pubblicamente l'Eucaristia, di confessare e di guidare le anime spirituali. Ma Padre Pio non ha smesso di pregare. Padre Pio ogni giorno ha continuato a celebrare l'Eucaristia all'interno della clausura del convento dei Cappuccini, in quella cappellina che si chiama Sacellum. Questa cappellina era chiusa a tutti e i testimoni del tempo ci parlano appunto di una giornata solitaria vissuta da Padre Pio improntata alla preghiera. 2 ore circa per la celebrazione della Santa Messa. Preghiera poi in coro fino a mezzogiorno. Poi un'ora di studio nella biblioteca e nel pomeriggio ancora preghiera e poi preghiera dal vespro fino a quasi mezzanotte, ci dicono i testimoni e ce lo riporta il nostro padre Alessandro da Ripa Bottoni nel suo libro Padre Pio e la preghiera. Padre Pio che cosa ha fatto in questo tempo? Nella sofferenza, nel dolore, ha continuato a pregare e ha realizzato la sua vocazione, quella vocazione che lui stesso sintetizzava con queste parole: voglio essere soltanto un povero frate che prega. Voglio essere soltanto un povero frate che prega. Ma la preghiera di Padre Pio era solo un modo per riempire il suo tempo, in questo tempo di segregazione? Non penso proprio. Ma diremo qualche cosa di questo domani, sempre a Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!